Occupiamoci di Firenze, di questo incontro. 6-5 Italia, al servizio Woodford. Continua a giocare questo pallonetto, Canè, da quella posizione. Trenta a zero. Vai Paolo, bravo Paolo. C'è questo ace. 40-0. Gioca il tutto per tutto. Va a segno Canè con il suo grande rovescio incrociato. Il 40-0 ha rotto gli indugi, chiaramente sta tirando i colpi a tutto braccio. Siamo 40-30. Che Woodford sotto rete finisce intrappolato da 40-0 a 40 pari. Finisce il corridoio del pallonetto, vantaggio Australia, ancora opportunità per raggiungere il 6 pari, quindi il tie break. Posizione Canè è un cecchino formidabile. E sa giocare il colpo sia in lungo linea che in diagonale. Molti giocatori hanno quegli automatismi che gli permettono poche variazioni. Canè sul rovescio fa quel che vuole. Parità. Lo vedete? Non deve pensare Paolo, deve colpire secondo set point.
prendibile. Soffio la risposta, parità, ho cercato di tenere lungo il rovescio proprio per trovare lo spunto, ci dà un paio di centimetri. Sta fregando Canè. Le mani giunte, sta pregando Canè. Per questa terza opportunità. E 2-7-1, guardate l'espressione di Paolino Canè che aveva pregato prima di questo terzo set point. Andiamo a riposo davvero con grandi speranze. 7-5 questo terzo set, 2 ore e 37 minuti, era quanto gli aveva chiesto Panatta. Ivana, se puoi raccogliere al volo una battuta prima di mostrare alcune fasi. E sei qui l'esaltazione totale, Chiarino. Beh, meglio di così non poteva andare, siamo 2-7-1, auguriamoci di farcela anche nel secondo, ce lo meritiamo, è troppo bello, proviamoci ancora. E adesso sentiamo Omer Camporese. Un altro hamburger.